Ma chi sei? Cosa vuoi? Perché dici che io non posso essere arrogante, superbo, presuntuoso, iracondo, irascibile, tirchio? Veramente che non posso essere il pulone che al povero Lazzaro sotto casa non gli devo che dare qualcosa sempre? Perché non me lo dici se in qualche modo devo morire stanotte se sei l'angelo del Signore? Io me li voglio tenere e portare in sacco, anche se poi dico che sono una porta, da te che caso te ne frega? Sono cazzi miei se io recito la parte della porta. La mia fede non mi avrà salvato. Però se io anche non volessi niente, però pensassi in che modo divento il Papa, se devo essere l'anticristo al servizio di Satana. Se sei Satana perché mi dici che sono calmato, gelante, e agghiacciante anche il cuore stesso di Dio, perché fossi un gelato della mesana, ciò che si vuole, dico. Perché mi dici che sono galante, affabile, sognone, educato, gentile, educato? Va dentro, va all'inferno, che comunque in qualsiasi modo poi ti seguo a ruota. Comunque ci vado prima io, ma fammi andare prima a me che te. Io non voglio essere il tuo servo, io devo salire su sul mio pontificio. Ma chi se dovrà essere nelle mani di un papa, che sia un papa che ama l'Immacolato? Anche se fosse arrogante, superbo quanto sono tracotante di essere irascibile, il racconto è senza nessuna umiltà. E anche se l'umiltà vincerà ad avere il mondo. Sei scinta, Vicente. Tu sei fuori più di un. Cioè, se Cristo fosse fuori più del culo, veramente che io posso mettere fuori delle sbarre della mia letto, tu sei più fuori del mio culo se lo metto di fuori delle sbarre della mia letto. Di questa celletta come di un frate o di un fraticello. Di Afrodite, fraticello di Afrodite, cazzo te ne fregate di me, lo saluto. Va via da me, lungi da me, Satana, da operatore di iniquità, ma come ti permetti di tormentarmi ancora? E ancora, sempre a lodare, se io cerco di essere il peggiore degli uomini, a te che cazzo te ne frega, sono cazzi miei, mica sono cazzi tuoi, imbecille, 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 anche se me lo danno sempre a me dell'imbecille. Io sono più superbo di quanto non credi, non sono affatto umile. Con tutte le volte che mi scannocchiano a dirmi che sono dell'imbecille, dell'imbecille, o che sono uno stupido, un disma, io penso solo che una persona più arrogante, superba e ignorante di me non esista. Che ho dato Gesù Cristo e se mi sono dato. E benedetto quello che chiede il nome del Signore. Senti, se poi sei Gesù Cristo, dico, ma perché mi prendi per i fondelli? A dirmi che sono galante, affabile, sognone, educato, gentile. Scusa, ma io francamente a te non ti capirò mai. Forse sono io che ragiono con pensieri di uomini e non con pensieri di Dio. Perdonami se sei Gesù, ma mica lo so io se sei Gesù o se sei santo.